Oh, continuiamo il nostro viaggio all'interno dei luoghi comuni del fascismo. Allora, la patria. La versione dell'Italia razzista è solo l'ultima di una lunga serie. Prima che Mussolini decidesse di copiare le scellerate leggi razziali del suo pupillo baffettino, e quindi prima di dire che anche noi italiani eravamo superiori come razza rispetto agli altri, c'è stato innanzitutto il momento del siamo fascisti, siamo vincenti, quindi facciamo vedere come in fondo lo siamo sempre stati. Ecco perché nel ventennio la storia pubblica cambia, si evita di dare importanza a tutti quei periodi che, anche se storicamente sono importantissimi, sono quelli in cui noi non facciamo la figura dei fighi. Come ad esempio la Magna Grecia, perché che cavolo, mo ci devono insegnare tutto gli stranieri? I greci, peraltro, che poi in guerra cercheremo di conquistare? Via anche gli stati medievali, perché pure qua siamo stati dominati da re, imperatori di altri paesi, o peggio, dal papa. Nota, il nazismo invece sceglierà proprio il Medioevo come periodo storico di riferimento, perché quello fu invece il periodo d'oro della Germania, che appunto aveva un impero. E poi il 600, perché stavamo sotto gli spagnoli. E l'illuminismo, perché ti pare che ci facciamo prestare le teorie filosofiche dei francesi? Non sia mai. Occhio che lo studio della storia con una visione nazionalista, o comunque eurocentrica, è il motivo per cui oggi noi non ci capiamo un cavolo a livello internazionale. Anche a noi in un certo senso ci fanno studiare che fra romani, rinascimentali, Cristoforo Colombo e Marconi pare che siamo solo noi italiani che abbiamo deciso le sorti del mondo. E quindi tendiamo poi a pensare che l'Occidente è ancora e da sempre una megapotenza. E poi ci rimaniamo malissimo, e parliamo appunto di difesa della patria, quando ci accorgiamo che al giorno d'oggi, nella geopolitica attuale, non contiamo un cazzo. Però Mussolini, oltre all'Italia, voleva cambiare anche gli italiani, e noi siamo qui per smontare i suoi luoghi comuni. Pure sta cosa del pater patria, del grande uomo che ci amava come fossimo tutti figli suoi, deflagra rovinosamente su due punti. La conferenza di Monaco, nel 38, quando a Hitler sono stati concessi i sudeti, che non sono dei sudati baresi, ma una zona della Cecoslovacchia, pur di evitare lo scoppio della guerra. E Mussolini fu tra i promotori della riunione. Al ritorno in Italia, il popolo, anziché urlare duce duce, urlava pace pace. Benito fu addirittura chiamato l'angelo della pace e ci rimase malissimo. Anni a parlare di aratro e spada, libro e moschetto, per poi scoprire che gli italiani la guerra non la volevano. Il genio politico che avrebbe voluto trasformare gli italiani in guerrieri antichi romani si cominciava a rendere conto che il polso del paese non ce l'aveva più. E da tempo. La fine a Dongo. Sì, non è tanto il fatto che si dice di solito che è scappato da vigliacco, travestito da tedesco, abbandonando i suoi eppure Claretta. È semmai che, in fuga dall'Italia, lo sai che c'aveva con sé? Oltre a tantissimi soldi stranieri, 36 kg di fedi nuziali d'oro. E si trattava delle fedi donate dal popolo nel 35, in piena guerra d'Etiopia, quando avevamo le sanzioni. Quelle fedi, che gli sposi italiani avevano donato col cuore alla patria, dovevano servire a sostenere i militari in Africa, e magari erano l'unica ricchezza che una famiglia italiana media aveva. Ora, scoprire che il padre della patria non solo se ne scappa, ma se ne scappa con l'oro dei poveracci che per lui si sono levati tutto, pure la fede, è proprio una cafonata da cinepanettone, e di certo non restituisce l'immagine di un leader benevolo che amava il suo popolo. Quindi perché ce lo dobbiamo raccontare oggi sui social che amava gli italiani come nessuno mai? Nota bipartisan, pare che alla fine quest'oro se lo sono intascati i partigiani della Brigata Garibaldi e sia servito, a quanto racconta il segretario di Togliatti, per comprare la sede del PC in via delle Botteghe Oscure a Roma. Insomma, come sempre in Italia quando si tratta di soldi, il più pulito c'ha la rogna. Meh, allora per la parte sulla famiglia ci vediamo nel terzo e ultimo video. Ah, che bello infastidire tutti, sia a destra che a sinistra. Arrivederci. Posso andare al bagno? E va, ma non ti lamentare mai. Al bagno.